un look super fashion, anzi, il più fashion di tutti, e di grande effetto. Peccato che siamo a un royal wedding e non a un party. Al matrimonio dell'amica Eugenie di York si è presentata con tuxedo nero, cappello a cilindro e tacchi a spillo. Inutile dire che le foto sono finite su tutti i giornali, e che è stata subito eletta la vincitrice dell'ultimo Royal Wedding, che è andato in scena al castello di Windsor venerdì 12 ottobre. Chissà, però, che avrà pensato la regina Elisabetta, perché l'outfit sarà pure stato premiato per eleganza, ma il protocollo a cui si sarebbe dovuta attenere recita ben altro. Ai matrimoni non ci si veste di nero, e con abiti maschili e il bon ton parla di cappellini e gioielli di famiglia. Ma chi ha osato infrangere in modo così netto l'etichetta, è abituata a rompere gli schemi. Si è sempre distinta in questo caro a delle vigne. Della serie chiedetele tutto ma non di essere tradizionale. E per il matrimonio dell'amica non ha fatto eccezioni, punto cara. Attrice e modella richiestissima, si è fatta notare immediatamente, appena arrivata al castello. Altro che vestitini al ginocchio, altro che cappellini, seppur stravaganti. Cara ha scelto e indossato un completo da uomo firmato Emporio Armani con giacca, camicia bianca, cravatta abbinata e dei pantaloni alla caviglia a vita alta con una cintura in raso a fasciare il punto vita. Immancabile la tuba, e, per finire, un paio di décolleté neri altissimi di Casade e modello Blade con tacco metallico. Bellissima e stilosissima, ma c'è da giurarci che le invitate più conservatrici avranno avuto un mancamento a vederla arrivare al secondo Royal Wedding dell'anno. Non solo il look maschile. Nonostante la scelta bastasse e avanzasse per mandare in frantumi il protocollo reale, la top model ha pensato di fare di più con quel lecca lecca che è stato subito immortalato dai fotografi. Un gesto davvero poco elegante, via appunto non bastava la presenza di due icone come Kate Middleton e Meghan Markle a oscurare la sposa, l'abbiamo raccontato qui, la figlia di Sarah Ferguson, e il principe Andrea. Ci si è messa pure Cara, che ha quasi rubato la scena persino alle duchesse stesse. Kate, sempre elegantissima e mai sopra le righe, con un abito in raso borgogna, forse di Alexander McQueen, che è in assoluto il suo stilista preferito. Meghan, invece, ha puntato tutto sul blu notte. Con cappottino chiuso fino al collo e scarpe in tinta,